Allora, amici di Ciao Como, innanzitutto buon pomeriggio. Diretta da Cantù, perché oggi praticamente per il calcio femminile è successo un qualcosa che, insomma, a me non era mai successo di vederlo. La gara è stata sospesa a metà del secondo tempo dopo che la CF Como vinceva per 11-0 contro il Caprera, perché le avversarie sono rimaste in 6. C'è il presidente qua, Stefano Verga, e c'è anche Milena De Paola, che ha fatto 4 gol quest'oggi. Presidente, allora, mi dispiace che succeda, ecco, una cosa, in effetti, del genere. È una cosa che non fa bene, però, diciamolo, dai, al calcio femminile, perché no? Ci tenevamo anche per, ragazzi, per la classifica dei gol segnati. Sì. Purtroppo le nostre avversarie sono rimaste in 6. In 6 sono infortunate parecchie. 3 infortunate, esatto. Loro erano già in 9. Hanno sospeso la partita e praticamente la vinciamo solamente 3-0 a tavolino. Ecco, di fatto finirà 3-0 a tavolino, quindi gli 11 gol di fatti non, esatto, contano. Ecco, Milena, sorride Milena, perché in effetti ti era mai successa una cosa del genere? No, non ho mai visto una cosa del genere. Non è bella per il calcio femminile, vero? No. Avresti preferito giocare una partita fino alla fine, sì. Fino alla fine, esatto. È stato difficile oggi, no, giocare contro delle avversarie che erano proprio, insomma. Sì, era difficile, però va bene, dai. Vabbè, la prossima però è impegnativa, domenica contro il Meda. Sì, contro Meda, sì. È uno scontro diretto. Scontro diretto, vero Milena, domenica, eh? Sì. Ok, Stefano, allora domenica si va a Meda. Ecco, oggi è stata una partita, possiamo definirla quasi farsa, tutto sommato, sì, senza offesa. Erano a 0 punti e noi volevamo, chiaramente, sapevamo che era una partita sulla carta molto facile. Sì, è stata facilissima, adesso, tutto sommato. Vabbè. Adesso abbiamo vinto 3-0, siamo felici e ci puntiamo subito da domani la testa al Senti, Meda. Ecco, domenica diventa una partita veramente fondamentale contro il Meda, una settimana da preparare alla grande questa sfida, giusto? Certo, le ragazze sono molto cariche, abbiamo un ottimo gruppo e sicuramente faremo bene. Perfetto, Milena, ti lasciamo, grazie allora. Grazie a tutti. Grazie, ci aspettiamo domenica. Ti aspettiamo domenica. Grazie Milena, grazie. De Paola, grazie Stefano. Ciao Marco. È tutto qui da Cantù, dove, ecco qua, ci sono ancora le ragazze della CF Como. Ripeto, finale veramente pazzesco. Con questa partita che è finita di fatto sull'11-0, ma poi alla fine ci sarà un 3-0 a tavolino. Milena, ti amo, grande bomber, dice Samuele. Ciao Samuele, buon pomeriggio a te. E va bene, è tutto qui da Cantù. Ripeto, finisce qua la sfida contro il Caprera, una partita che già sembrava assolutamente semplice, poi è stata resa ulteriormente più semplice dal fatto che si sono infortunate 3 ragazze del Caprera e la gara quindi è stata sospesa, come avete visto, già a metà del secondo tempo. Mai successa una cosa del genere. Effettivamente anche il fatto che loro sono arrivate qua in inferiorità numerica faceva capire che, insomma, era una partita decisamente di un tenore facile. È tutto, 4 gol li ha segnati De Paola e 3 Ferrario, conta poco perché poi alla fine ci sarà di fatto un 3-0 finale. Adesso le attenzioni si concentrano al Sinigaglia, tra poco c'è Como Lecco, i nostri inviati Mario Molteni, Mario Camagni, Riccardo Bianchi vi faranno vivere tutto quello che c'è da vivere dalla Sinigaglia. Da Cantù è tutto, ripetiamo, finale per inferiorità numerica delle avversarie, mai successo, è finita così quindi la partita sull'11-0, ma di fatto poi è una 3-0 per l'ACF Como. Vi saluto da Cantù, dal comunale di Cantù, è tutto, grazie e buon pomeriggio cari amici.